Ah, bellissimi! Come state? Allora, non so se questo video lo vedrete lunedì, non credo. Penso che lo vedrete prima, quindi domenica. Pazzesco. Vabbè, sì, siamo tornati su Clash Royale. Che faccio? Non me ne privo di farmi qualche partitella con i miei paguri. Ma non esiste. Ma non esiste. Ma lasciate perdere, non esiste. Andiamo qua, andiamo qua. Facciamo così, raga. Io vi ricordo che qualora voi vogliate, tra l'altro... Ce ne priviamo? Ma niente di che. Belle cacate ci escono. Codice creatore. CiccioGamer89, mi raccomando. Sapete che ci andiamo ad aprire queste cosette insieme. Codice creatore l'abbiamo fatto. Ancora. Il libro lo conoscete, quello di cucina, quindi non vi voglio rompere le palle. L'altro giorno in live abbiamo fatto il miracolo. Siamo riusciti ad arrivare in Lega 9. Ah, tra l'altro, io non so se oggi, questa sera che è domenica... Ce ne andiamo un po' su Clash Royale sul primo canale, eh? Non ve lo so dire, quindi eventualmente vedete se sto in live e vedete se sto live sul secondo, sul primo canale su Clash Royale. Non ne ho idea. Non ne ho idea, sapete, va un po' così. Tronco? Difficilissima come partita, eh? Non sto scherzando, difficilissima, non ci sono praticamente spell. Non ci sono spell, quindi vediamo un attimo. Vi dico, a me piace tantissimo giocare con... Oh no, con la capanna goblin stavo dicendo. A me piace tantissimo giocare con la capanna goblin. Porca quella. Mannaggia. 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 Lo posso dire, mannaggia? Allora, mi servirebbe anche il drago elettrico in realtà, eh. Ve la devo dire tutta. Mi servirebbe il drago elettrico. Allora, qual è la problematica? È che quello può diventare un problema. Non incredibile, ma può diventare un problema. Quindi prendiamoci questo. Vediamo, devo capire. Devo capire bene. Con che cosa gestirmi? Questa è la cosa fondamentale. Perché ho visto che il mini pekka, raga, è fortissimo. L'abbiamo notato in live. È una partita molto difficile che non mi era mai capitata, in realtà, fino adesso. Quello me lo potevo aspettare. Me lo potevo aspettare. Pure quello non è male. Devo fare attenzione, raga. Mammo, senza prendere in giro nessuno. Devo fare molta, molta, molta attenzione. Quindi io andrei di miner per stare un pochino più leggero. Perché là ce lo siamo tolti tutti quanti il problema. Quindi anche chi se ne frega. Mi prenderei il bocciatore. Ma voglio prendere il bocciatore. Magari vado un po' più pesante, però non voglio fare cavolate, capito? L'audio lo dovreste sentire bene. Magari ve lo metto un pelo più alto. L'audio lo dovreste sentire comunque bene. Vediamo, eh. Sono molto curioso. Baby Dragon lo countero già di mio con tutto quello che c'ho in mano. Sto pensando a un drago elettrico, effettivamente parlando, perché potrebbe essere molto buono. O vado di qualcosa di cicciotto, raga, veramente enorme, mega galattico. Però pure il gigante royale qua non mi sembra male, eh. Raga, a me il gigante royale non mi sembra male. Lui purtroppo si è preso la terremoto. Quindi effettivamente potevo forse piccare la terremoto. Non stiamo qua. Lui ha due delisiri in più. Lui ha uno delisiri in più. Lui è un po' più basso di me. Lui ha uno delisiri in meno di me. Più o meno. Ci può stare, ma... Questo sarebbe carino. Fare così. Che... Insomma, eh. Non male. Non male, ancora non male, ancora non male, ancora non male. Facciamo così. Ancora non male. Diciamolo. Ok, dai, attivati. Dai, attivati. Possibile mai che attivi qua? Ok, potevo anche non farlo, ma chi se ne frega?
Vai, finisce. Eh no, potevi andarci. Ci potevi andare. Non ti dico, non ti dico. Qui potevo fare così, ma non so quanto effettivamente. Ovviamente non voglio farmi prendere in castagna, quindi via, facciamo così. Ma non mi sembra un problema. No, non mi dire che però mi è andato un hit. No, non mi è andato un hit, raga, fermi. Non mi è andato un hit. Difficile. Allora, per me è difficile. Per me è una situazione abbastanza difficile. Molto difficilina, eh. Proviamo così. Eventualmente ci abbiamo questo, ma no. Ok. Si prende qualche danno l'opponente. L'opponente si prende qualche dannino. A noi va pure bene. Stiamocene tranquilli, stiamocene calmi. Intanto la botta in testa a questo. Boom, gli arriva. Boom, gli arriva. Boom, gli arriva. Facciamo così. Boom. Bam. Sbam. Ok. E questo non mi sembra male. Ok. Non mi sembra male, affatto. Bam. 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 Questo lo faccio per l'uovo. Ok. Vediamo come va. Beh, mi sembra buono, no? Facciamo anche così. Che non mi sembra male. Che vi devo dire? No, là mi faccio anche attaccare. Cioè, non me ne frega niente. No, no, ritorna qua. Ok. Ok. Mamma mia, che difficoltà sta partita. Sapete che non credo che... già, purtroppo no, ragazzi. Guardate, abbiamo rischiato di vincerla, eh. Però quel coso gigantesco, raga, quello è forte, quello è tanto tanto forte. Se l'avessi preso io vi posso garantire che andava a perdere, sicuro 100%. Quindi in realtà partita difficile, ce la stavamo giocando bene. Lui era un po' più rottura di palle, c'aveva probabilmente un deck un pochino più leggero del nostro, che ci è riuscito a gestire. Quindi che vi devo dire? Pazienza. Sicuramente la tronco è buona. Questa già è una partita un pochino più fattibile rispetto a quella di prima. Il Monaco molto forte, sicuramente. Monaco molto molto forte. Tre mosche, sicuramente va lui. E io mi dovrei prendere, in realtà, la terremoto. Mi dovrei prendere, però è un problema la terremoto. Veramente un problema. Mi prendo anche lui, dai. Vediamo un attimo. Qui mi tocca andare su roba un po' pesantina. Sì. Cioè, in realtà ci sta veramente tanto. Se io mi prendessi la scintilla, facciamo così, vediamo, ma in realtà vi dico, pure questa mi sembra abbastanza difficile, ve devo dire la verità. Non ci sta dicendo particolarmente fortuna con gli avversari, eh. Stiamo sullo scalino d'oro e chi se ne frega. Però devo dire che le problematiche ce le abbiamo. Quindi io eventualmente mi andrei a prendere una scintilla, perché tanto così lui è quasi costretto sul Monaco, capito come? C'è un po' da pensarcela questa, eh. C'è un po' da pensarcela. Decisamente tanto. Quindi in realtà mi vado a prendere anche la scarica. Non mi chiamate scemo, però voglio fare così. Se lui non si prende la terremoto, mi prendo la fornace. Se non si prende la terremoto, vedrà che questa pure, raga, se la mettiamo da parte persa, eh. Secondo me sì. Perché in realtà, se io prendo la fornace in questo momento, in realtà ci sta. Però poi con che difendo? C'ho due carte per difendere. Non gliela faccio, raga. Parliamo se chiaro, non gliela faccio. Non ce la posso fa. Quindi per forza lui. Se no che faccio? Se mi tira il principe nero, io con che lo difendo? Non lo difendo. Un messaggio.
Tre spell, lo so, però ce l'abbiamo le probabilità, dai, di perdere male, ce l'abbiamo. 2 più lui, 1 lui, ok. E io farei direttamente così, cioè non mi preoccuperei più di tanto. Qualcosa mi dovrei dirà, no? E il mio l'ho dato, ragazzi. Io più di questo non potevo fare. Cioè, proprio il mio massimale l'ho dato, raga. Veramente. Secondo me non è male, eh. Ok. Ripeto, il mio l'ho dato. Difendere qua è un borderlume. Vediamo un po', eh. Monaco potrebbe essere un problema. Però lui dovrebbe ancora ciclarlo o sta lì lì per ciclarlo. Non lo so. Vediamo. Anche perché non mi interessa. Questa è una carta che ipoteticamente deve andare a lavorare da solo, raga. Non male questa. Peccato. Si poteva fare meglio, si poteva fare peggio. Vediamo che dice. Vediamo che dice. Quella sicuramente mi dà molto fastidio, ma purtroppo avete visto, non avevo niente con cui andarla a difendere, no? Questo non è male, ammettiamolo. Ammettiamolo. Vediamo che succede. Storia orribile quella che abbiamo appena narrato. Quelli sì, sono un problema. Sbaglio o sta andando tutto male? No, non credo di sbagliare, sapete? Quelli mi hanno praticamente distrutto tutto. Cioè, quelli ammetto che mi hanno proprio rovinato. Ci sta, non ho piccato bene e quindi me la porto a casa così. E quindi me la porto a casa così, ragazzi. Ed è giusto, raga. Cioè, non è che mi posso dire ah no, però non è giusto. No, è giusto, basta. Perché mo lui quando mi girerà al Monaco diventerà una roba che io non potrò gestire. Purtroppo. Timing è stra giusto. Timing è veramente stra giusto. E se anche io facessi l'abilità là, ma che faccio? Cioè, capito com'è? Cioè, fai finta, no? Per assurdo. Eh no, ragazzi, le sto sbagliando tutte. Purtroppo sì. Qui devo perdere tempo, non posso fare nient'altro. Mamma mia, ragazzi. Ma sta arrivando un puttanaio di roba che... Ma quando mai? Ma quando mai, pischelli miei? Che poi per assurdo non l'ho neanche giocata così male, eh. No, raga, ho misclicato. Che fai, te ne privi? Io non me ne privo. Io non me ne privo di miscliccare così potente. Che poi è un peccato stratosferico aver sbagliato tutta sta roba, raga. Ok. A me mi dà tanto è sbagliato sta roba qua. Raga, io l'avevo tirata la fre... No, raga.
L'avevo tirata lei, eh. No. Non so se ce l'avrei fatta. Però sono belle partite. Almeno questo, la soddisfazione che sono comunque belle partite. Non so quanto toglieva la scarica a livello 11. Non credo però 56. C'ho sto dubbio qua. Vabbè, me lo direte voi nei commenti. Non vado neanche a cercare. Non fa niente. Non fa niente. Fireball. Sicuramente una bella fireball. Ce la portiamo a casa. Peccatissimo. Fireball. Guarda, sì, tu ti fai la fireball. Cioè, scusami, io ho la fireball. Sicuramente io mi andrei a prendere questo. E tu dici, beh, non prenderei mai la fulmine. È vero. Però se io ti faccio fireball più tronco, ipoteticamente io ti distruggo tutto. Ipoteticamente. Quindi, fireball e tronco. E ce l'andiamo a gestire. Lui è straconvinto di quello che sta facendo. Io sono contentissimo per lui, perché lo vedo bello ingalluzzito. Sicuramente Monaco, perché andiamo a contrastare la Queen, che ci può stare. Moschettiere non mi... non è che lo eliminerei completamente, il moschettiere. Il moschettiere mi può piacere. Poteva prenderlo pure lui, io c'avevo il Monaco, quindi non è che me ne fregava niente. No, lui sta prendendo proprio robaccia, cioè proprio robetta proprio da buttare. Proprio roba piccola. Ho capito. Ho capito. Quindi se io ti vado volante... se io ti vado volante, che famo? Se io ti vado volante... e io ti prenderei anche le guardie... in realtà. Quindi tu ipoteticamente ti prenderai la Tesla in questo momento. Che ci sta. Mongolfiera. Posso dire anche me coglioni, oserei. Mongolfiera è quella che mi dà problemi. Vabbè, sapete che devo perdere, raga. Non giocate alle 16:47 perché c'è gente che non vive. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Cicliamo un attimo, cicliamo un attimo, cicliamo un attimo. Mastino lavico, dai, andiamo a divertire. Pure questa, lui è un po' sotto Elisir, eh. Continua a essere sotto Elisir. La torre mi può reggere quei danni. Poi magari la sbaglio, non fa niente. Magari la sbaglio, ma non, ripeto, non... no, stavamo proprio così, stavamo, eh. Ok. Allora, io vi dico, a me la situa non mi dispiace, da completamente da ignorante, a quanto pare. Ok, sì, ci sta. Vediamo un po'. Facciamo così. E secondo me ci sta un botto. Che il Mega Sgherro sta facendo il suo dovere. Allora, si può vincere, ma è molto, molto difficile. Si può fare, ma è molto, molto difficile. Veramente tanto, raga. Che io farei sicuramente così. Farei così. Ok. Tanto là se devo perdere, perdo, raga. Cioè, nel senso, oh, che devo fa? Ok. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, eh. Ok. Perfetto. Peccato. Peccato davvero per tutto, in realtà. Ok. Sto difendendo bene. L'attacco dovrebbe essere interessante tra poco, eh. L'attacchino dovrebbe essere interessante.
Se ci arrivo. Posso dire la mia sfiga? Mannaggia me. Oh, tre belle partite perse, raga. Io non so se voi siete orgogliosi di me. Cioè, è un bel video questo. Cioè, però, ripeto, finché abbiamo lo scalino d'oro mi sento abbastanza bene. Cioè, non è che mi posso tanto struggere. Cioè, alla fine, raga, come vedete che vinco, dovete vedere anche che perdo, eh. È come se fossimo in live, no? È inutile che se stiamo a prendere in giro e vi faccio vedere cose che non esistono. Quindi, terremoto me la prendo senza esitazione. E mi prendo anche un bel barile. E vediamo mo che cosa succede. Vediamo adesso che cosa succede. Perché le strutture ce le abbiamo. Se lui ha preso la zappa, probabilmente si aspetta che mi prendo la torre inferno. Secondo me. Secondo me. Quello te lo vado a contrastare con questo. Che non mi sembra male. Tu tanto le strutture non avrai coraggio a prendertele, perché... Ma come fai a prenderti le strutture contro di me? E io mi vado a prendere anche un bel principe. Vediamo l'opponent, eh. Mega sgherro. Sì, ci sta. Mega sgherro ci piace. Il mega sgherro ci piace. Mega sgherro però... Non sarebbe male... Lui fa quella. Lui mi fa quella. Non è facile, eh? Non è facile. Mi prendo i goblettini. E quasi quasi mi prenderei come win condition. Come win condition. Io quasi quasi mi prenderei l'arco X. Sarei una merda gigante a prendermi l'arco X. Quindi Monaco. Quindi Monaco. Vediamo che succede, eh. Sono molto, molto, molto curioso di quello che può succedere. Perché la terremoto purtroppo lo doveva prendere per... Se no era un casino, regà. Ai, ai, ai. Signora Longari, ma il tizio... Il tizio fa roba. E quindi a me che me frega? Facciamo così, perché se prendo l'arco X... Se prendo l'arco X, ipoteticamente lui vince. Perché io quello non lo gestisco. C'è poco da fa. Minatore. Per forza, raga, se lui prende l'arco X... Cioè, se, scusatemi. Se io prendo l'arco X... E lui mi vince. Non gli posso fare niente. Quindi cerchiamo di andare con calma. Goblin lancieri. Let's go. Tanto... Dicevamo, no? Te pare che c'ha la scarica prima carta? Sì. Decisamente sì. E direi anche, chi se ne frega? Direi ha fatto male. Direi non ha fatto male. Che antipatico esse, madonna tantissima. Quanto antipatico. Ok. Speriamo che l'attacco possa... Sì. L'attacco così fa male, oh. Porca miseria se fa male così. Mamma mia se fa male così. Così dovremmo difendere. Non so se ha la scarica. Se ha la scarica è... No, meglio ancora. Chi se ne frega. Chi se ne frega. Questa partita potrebbe essere interessante. Ne potremmo vincere una, eh. Attenzione. Non è un clickbait. Potremmo vincerne una. È vero, la scarica poi mi sa che me l'avevo utilizzata prima. Adesso che ci sto a ripensare. Facciamo così, ma andiamo un po' decisi. Andiamo un po' cattivi. Ok. Il biondo gestirlo sarebbe stata tanta roba, però... I pistellini potrebbero effettivamente essere un grande problema.
Ai ai ai, mi sa che Mirko l'ha persa anche questa. Questa non è male. Questa non è male, mai. Questi non dovevo neanche tirarli. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Non ci andiamo a preoccupare troppo. Dai, scarica lì. Benissimo. Abbiamo gestito bene, raga. Di Cristo proprio, se posso dire. Ok. Bene. Una bella pulizia, se vogliamo chiamarla così. Siamo così. Difficiletta però, eh. Questo c'è da dirlo, molto difficile. Ok. Sempre più difficile, vai Mirke. Facciamo così, facciamo così. E facciamo così. Tosta, eh? Mi faccio gli affari miei? Secondo me sì. C'ho la torre di là che è messa in maniera un po' apocalittica. Ok. Bene. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Purtroppo no. E vai via. Ah, raga, le sto perdendo tutte. Sentite, sapete che c'è, cioè, finché ho il sorriso ancora in volto, direi che possiamo finire qua. Tu dici, sì, ma ci hai messo un video dove perdi tutte le partite. Sì, ma non perché io non lo voglio buttare, perché dovete vedere che, come su Fortnite, anch'io, raga, perdo un botto. Me posso concentrare quanto vi pare, ma raga, se volete consigliateli, ma che ve devo dire, tesori miei? Comunque quattro partite abbastanza sudate. Quindi andiamo così. Grax sta qualche gradino più sopra e lo recupereremo. Ve voglio bene e vediamo se questa sera siamo live. Magari giochiamo meglio. Ciao, raga. Ciao, patate.